ragazze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video e sto registrando questo primo video nel mio studio. E forse si sentirà ancora un po' di rimbombo, ma in realtà non capisco perché la stanza è praticamente piena di cose, non c'è più spazio per girare, l'ho riempita quasi totalmente, eppure il rimbombo mi sembra di sentirlo, quindi scusate, cercherò di sistemare questa cosa. Oggi in questo video voglio farvi vedere gli ultimi acquisti che ho fatto per la casa. Ultimamente, quando vado per negozi, compro solo e soltanto cose per la casa, non sto più comprando nulla d'abbigliamento, mi sono data proprio allo shopping casalingo. E in questo video vedrete tantissime piante, perché davvero ho fatto scorto, non avevo neanche una praticamente, e adesso forse ne ho fin troppo perché ne ho comprate davvero tante. Sono stata come sempre da Maison du Monde ed è che questi sono i miei due negozi preferiti per quanto riguarda la della casa. Sono ovviamente tutti oggettini d'arredo, non ci sono mobili in questo video. Ho preso uno specchio che voglio mettere in camera da letto, ma probabilmente ve lo farò vedere quando farò il video dedicato alla camera da letto. Parto da IKEA, dove ho preso questo ripiano, questo contenitore, non so come chiamarlo, in semilegno che ho già montato perché sono, non si capiva assolutamente niente. Questo l'ho preso da mettere nello stanzino vicino alla cucina per andare a posizionare tutte le bottiglie dell'acqua, di coca, di estate, qualsiasi cosa che al momento ovviamente non sono in frigorifero, che sono quindi di scorta, ma che non mi piace lasciare così appoggiata semplicemente con il borsacchettino di plastica. E quindi ho preso questo per andare a posizionarle meglio e avere quindi anche lo stanzino un po' più ordinato, perché messe lì così non mi piacevano molto, non ricordo il prezzo però. Non lo so appunto. Poi ho preso questi contenitori bianchi, queste ceste intrecciate bianche, ne ho prese tre, sono non sono proprio fatte bene, sono sincera, sono proprio delle ceste un po' così, niente di che, e probabilmente non ne comprerò più altre, pensavo fossero di una qualità leggermente superiore, però non ne sono assolutamente niente di che. Vabbè, queste le ho prese da mettere, non so se riuscire a vedere qui dietro, c'è questa libreria e il ripiano sotto al momento è composto soltanto da scatole appoggiate, semplicemente vuote, scatole decorative, però lo voglio sfruttare un pochettino meglio, quindi ho pensato di prendere queste ceste dove mettere all'interno o gli ultimi pacchi che mi sono arrivati o comunque gli ultimi prodotti che devo ancora testare, riordinarli tutti per riorganizzarli al meglio all'interno di queste ceste. Passiamo poi alle piantine. Questo video dovrei chiamarlo haul di piante per la casa perché ne ho davvero tantissime. Queste le ho prese da IKEA, sia le piantine che i vasettini. Queste piantine in realtà da IKEA le ho sempre acquistate in questi anni perché mi piacciono molto, costano poco, sono finite ma sono fatte bene e quindi mi capita spesso di prenderle perché trovo che arredino tantissimo la casa, la stanza in generale, e quindi insomma ho fatto un po' di scorta, ho preso questo modello e ho scelto questo vaso in grigio che non avevo mai visto da IKEA. Questa invece è l'altra piantina, il vasettino è lo stesso, la grandezza anche del vaso della pianta è lo stesso, sono le piante più piccole che trovate da IKEA, però ovviamente modello diverso. E poi ne ho presa un'altra che invece è questa, che devo sistemare un po' le foglie perché sono leggermente schiacciate nel volo, si sono un po' appiattite. Stesso vaso e anche qua una piantina diversa. Poi, non contenta, visto che non ero abbastanza soddisfatta delle piantine, ho preso anche questa più grande. Non ho mai acquistato le piante grandi da IKEA perché mi sono sempre sembrate tutte troppo finte. E invece quando ho visto questa non mi è dispiaciuto affatto, quindi l'ho presa. È una pianta in realtà abbastanza grande perché, come potete notare, non ci sta neanche nell'inquadratura. Ho preso questo vaso nel grigio, sempre perché l'ho trovato, da utilizzare con questa pianta. E la cosa che mi piace tantissimo è che è una pianta magra. Vedete che non è cicciotta, quindi secondo me questa è perfetta in corridoio, nel corridoio che porta al bagno e alle camere, visto che non è grandissimo, o meglio, gli angoli non sono enormi. Avevo bisogno di una pianta non troppo piccola, perché comunque volevo che arredasse il corridoio,
ma comunque non potevo metterci una pianta troppo cicciona perché altrimenti non ci stava bene andare a ingombrare il passaggio nel corridoio. E quindi quando ho visto questa bell'alta mamma brina, l'ho pensata subito per il corridoio, secondo me è fatta davvero davvero bene. Su Westwing invece ho preso questa lampada da tavolo. Per essere una lampada da tavolo in realtà la vedo anche abbastanza alta rispetto ad esempio a questa che vedete alla mia spalla, che ho preso da Maison du Monde, che più o meno come stile è lo stesso, però resta leggermente più bassa. Questa ha il paralume bianco, ha le gambe ramate e questa l'ho presa da mettere in camera da letto, e non voglio distruggere nulla perché ho tutto qua sotto. Questa l'ho pensata da mettere in camera da letto sulla cassettiera di fronte al letto. Poi quando farò un video dedicato vi farò vedere come l'ho posizionata, come sto sistemando la camera, che per tutte le stanze è quella che mi piace meno, quindi sto cercando di andare a decorarla perché è troppo bianca, non che le altre stanze siano super colorate, però la camera non mi convince. Sempre per la camera da letto ho preso da Maison du Monde questa scaletta in legno, è piccolina, infatti la voglio appoggiare sulla cassettiera e poi appoggiare semplicemente al muro. La prima parte, la parte alta, è in legno, mentre la parte sotto invece è stata pitturata di nero, e come vedete, come fanno a vedere già loro qui in fotografia, potete appendere le polaroid delle fotografie per rendere, insomma, per arricchire un po' questa scatola, ma una scatola, questa scala, ma volete potete in realtà lasciarla anche senza niente, potete togliere le mollettine e lasciarla semplicemente così come oggetto decorativo, ma sicuramente qualche polaroid dei nostri viaggi l'andrò ad inserire. Questa costava 14 euro, mi pare. Poi torniamo ancora alle piante, ve l'ho detto che ne ho prese davvero tante. Sempre da Maison du Monde ho preso questa pianta finta, questo vasetto con diverse tipologie di piante, di piantine. Questa l'ho pagata 19,99, è bella pesante, il vaso è davvero super pesante, e questa credo di metterla o sul comodino oppure in bagno vicino al lavabo. Ora non lo so, devo valutare, però l'ho trovata davvero bellissima. Questa composizione proprio di piante diverse mi è piaciuta molto. Poi per 6 euro ho preso sempre da Maison du Monde questa piantina che devo un po' sistemare perché anche qui le foglie si sono un po' appiattite, un po' schiacciate. Questa, a differenza dell'altra, è molto molto leggera. Non so dove metterla, magari anche semplicemente sul salotto, sopra il mobile della televisione, giusto così per dare un po' di colore al salotto, che è ancora abbastanza vuoto. Sto aspettando tra l'altro un tappeto che ho preso sempre su Westwing e non vedo l'ora di vederlo posizionato, perché su di sopra, a parte il divano e la TV, i lavori di Natale, perché lo devo ancora togliere, non c'è nient'altro. Poi ho preso per la cucina questi contenitori che mi sono piaciuti tantissimo, ne ho presi 3, sono in vetro trasparente con il tappo in sughero. Ne ho presi 3 perché voglio dividere per bene tutte le cose, mi piace avere la stessa ordinata, ben organizzata. Quindi ho preso un contenitore per mettere il sale fino, uno per mettere il sale grosso e uno per mettere la farina. Poi ho preso questo in latta opaco, sempre con il tappo in simil sughero. Questo costava un po' di più, 13 euro, e questo l'ho preso appunto per mettere lo zucchero. Poi, sempre per la camera da letto, sempre da Maison du Monde, mi sono dimenticata prima di farvi vedere, ho preso questo vaso, è abbastanza alto, l'ho pagato sui 15 euro, anche questo non era in saldo, ed è sui toni del nero, del bianco e del dorato. Mi piace molto, al momento è posizionato semplicemente così sulla cassettiera, senza niente all'interno, però secondo me all'interno di questo vaso ci stanno benissimo anche dei fiori abbastanza alti. E l'ultima cosa che ho preso in saldo questa volta da Maison du Monde è un'altra pianta. Ebbene sì, questa è l'ennesima pianta che vedete in questo video, anche questa è una pianta finta, quindi pollice in su se come me amate le fianche, ma prendete tutte le piante finte perché non avete le pollice verde. Allora, qui la pianta era scontata del 50%, quindi l'ho pagata 20 euro. Il vaso mi piace tantissimo, un po' così, non proprio perfetto, e adoro questo colore legno chiaro, sta proprio bene con i colori che ho scelto qui per la casa. Questo non ricordo se era scontato al 50 o al 30, comunque il prezzo originario era 15 euro, quindi comunque non tantissimo. Questa è una semplicissima pianta, niente di particolare in realtà. Però la trovo molto carina, questa credo di metterla in bagno, penso proprio lì sia appoggiata a terra vicino alla doccia. Questa è l'ennesima pianta che ho comprato, questa è la pianta in realtà più bella che ho preso, e l'ho presa in un negozio proprio di arredamento per esterni,
perché ha tantissime cose di giardinaggio che si possono appunto anche tenere in casa. Però anche questa è una pianta finta, ho preferito andare ancora sul finto, poi magari più là prenderò anche qualcosa di vero, però per il momento anche questa è finta, è fatta molto bene e questa, come potete notare, cioè guardate, è davvero enorme, sotto c'è anche il vaso che devo ancora andare a sistemare con le pietre, con la ghiaia e quant'altro. Questa credo di metterla al posto dell'albero di Natale. L'ultima cosa che vi faccio vedere non c'entra assolutamente niente con il video per la casa, perché sono tre cofanetti che mi sono arrivati da Mercy Andy, me li hanno mandati qualche giorno prima del Natale, volevo farvi vedere prima del Natale come appunto è idea regalo, però mi è arrivato proprio in ritardo il pacco, quindi non sono riuscita a farvi vedere prima, anche perché poi non ho più registrato. Comunque sono tutti prodotti che in Mercy Andy li potete trovare da Sephora, quindi magari anche questi cofanetti sono ancora disponibili. Hanno pensato appunto a tre cofanetti per regalare a Natale. Ovviamente io vi faccio vedere il ritardo, ma fa niente, sono comunque pensierini e prodotti interessanti. C'è questo cracker che vi avevo già fatto vedere nel video sulle vie regalo per il Natale, dove all'interno ci sono tre igienizzanti mani con il glitter. Poi c'è questo, che è leggermente più grande, dove all'interno c'è è un kit per le mani, quindi abbiamo l'igienizzante mani sempre con i brillantini, abbiamo la crema mani e forse c'è ancora qualcos'altro, ma non voglio aprirlo e poi capirete perché. E l'ultimo cofanetto che hanno proposto è stato questo, che è quello decisamente più grande, fatto forma di casetta. All'interno ci sono quattro prodotti, tra l'altro esce un profumo pazzesco. C'è questa confezione con 50 salviettine assorbisebo, potete tranquillamente tenere in borsetta perché c'è lo specchietto all'interno. Poi c'è un igienizzante mani, c'è una crema mani e c'è uno shampoo secco, tutti nella stessa profumazione. Se siete arrivati fino a questa parte del video, c'è un giveaway in corso. Li avevo scelti perché volevo regalarveli per Natale, però appunto arrivo un pochettino in ritardo, diciamo che faccio questo regalo per la Befana, appunto due prodotti, due cofanetti, quindi due vincitrici. Per partecipare è semplicissimo, come sempre dovete essere iscritti al canale e dovete lasciare un commentino qua sotto, sempre con il vostro nome di Instagram, come è successo per il giveaway precedente, così poi quando sceglierò la vincitrice, il nome della vincitrice uscirà fra una settimana, quindi dalla pubblicazione di questo video passerà una settimana, il giveaway durerà una settimana. Comunque guardate bene nell'info box che vi metto la data precisa del termine del giveaway. Al termine del giveaway troverete il nome della vincitrice qua sotto, che poi comunque mi contatterò personalmente in direct, così da poter chiedere l'indirizzo per poter procedere con la spedizione. Spero che questi pensierini vi facciano piacere. Detto questo, se ancora non siete iscritte, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video, mettete un bel pollice in su se questo video per la casa vi è piaciuto, commentate con una piantina se avete visto il video. Fino a qui io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo presto. Ciao!